Perché sia in montagna o al mare, l'impatto ambientale sarà ridotto al minimo. Saranno due concerti dall'Anima Verde, i due Giova Beach Party, le tappe toscane del tour estivo di Jovanotti, che si terranno martedì 30 luglio e sabato 31 agosto alla spiaggia Muraglione sulla Darsena di Viareggio. Il concetto del rispetto dell'ambiente è stato sottolineato in risposta alle recenti critiche avanzate dall'alpinista Reinhold Messner, contrario al concerto che si svolgerà a Plan de Corones. Noi stiamo facendo le cose per bene, le stiamo facendo seguendo tutte le leggi e tutte le normative, anche quando quelle leggi a volte non sono in linea con quello che vorremmo fare, le rispetteremo rispetto per esempio il grande problema dell'acqua. Questo fatto di lanciare la sfida dell'ambiente, di un concerto, come ha detto Jovanotti, che il giorno dopo sarà tutto pulito, è un fatto non banale, è una novità che sta nelle corde, insomma, anche di ciò che i giovani giustamente pretendono per il futuro. Riepilogando, Anima Verde, musica e allegria, ma anche tanto amore. A febbraio, infatti, il cantante toscano aveva lanciato sui social un concorso aperto agli innamorati con in palio la possibilità di essere sposati da lui dopo le regolari nozze in comune. Ad oggi sono arrivate più di 3.000 richieste. In linea con la filosofia di rispetto per l'ambiente che caratterizza il tour, la Regione Toscana contribuirà all'organizzazione degli eventi garantendo, attraverso accordi con i gestori dei servizi, treni e traghetti speciali per permettere ai 30.000 fan che si recheranno a ciascun concerto di arrivare alla spiaggia del Muraglione utilizzando i mezzi pubblici.